Ladies and gentlemen, benvenuti in un nuovo video. Siamo qui, come vedete, ci sono due cavalletti e oggi vi spiegherò come preparare una tavola da zero. Innanzitutto bisogna stare comodi, per cui prendete, se li avete, due cavalletti, due tavole, insomma una zona dove la tavola può essere perfettamente piatta. Non mettete la tavola nuova o non nuova, appunto, direttamente a contatto con il legno o qualsiasi cosa estremamente dura, per cui vi faccio vedere il mio metodo. Io metto sempre un asciugamano in questa maniera, in modo che la tavola può appoggiare su una zona decisamente morbida. La tavola è nuova, vergine, mai utilizzata, e comincio sempre dalla parte superiore. Uso questa parte sotto per buttare tutto ciò che uso e dopodiché metto in una busta, divido e si butta tutto. Così sono molto comodo. Importantissimo è lavorare su una base pulita. La tavola, anche se vi sembrerà pulita in viaggio, in trasporto, anche dentro casa, si accumula sempre molta polvere, e se noi andiamo ad attaccare il pad, gli adesivi, la paraffina su una base sporca, non è proprio l'ideale. Per cui proprio, guarda, con un tovagliolo date una bottarella, ecco, ha levato già parecchia polvere. Io parto sempre dal pad, perché il pad mi darà un'idea su come poi mettere gli adesivi, per cui mi metto tutti gli adesivi qua sotto, li lascio qua, ed ora vi faccio vedere come attaccare un pad in pochissimi step. Applicare un pad è davvero semplice. Come sapete, ci sono vari modelli, appunto questo è un 3-piece, quindi tre pezzi, ed è, diciamo, quello che risulta più complicato nell'applicazione, ma in realtà è davvero molto semplice. La prima regola è quella di avere più o meno due dita dal bicchierino, per cui il tacco, cioè la fase centrale del tacco, non deve andare oltre queste due dita, per cui calcolate circa un centimetro e mezzo più o meno, deve proprio rispecchiare questa forma del bicchierino di erro. Ciò che andrò a fare io è prendere perfettamente le misure, in modo che sono centrale, e comincerò dai lati. Quindi lascio il pezzo centrale in mezzo, inizio a staccare un lato, mi prendo la forma che io voglio, a me piace lasciare circa mezzo centimetro da un pezzo all'altro, insomma, e comincio proprio dalla parte sopra. Quindi questa è la distanza che io voglio, vado ad applicare così. Questo, anche se si muove, non fa più niente, perché oramai diciamo che la posizione è quella. Vado a sollevare da dietro, stacco tutta la parte e questo seguirà semplicemente tutta la linea, ed ecco qua, perfetto. Poi dopo questo prenderò le misure con l'altro lato esterno, lo stacco dalla parte centrale e lo stacco anche in sopra, ecco qua. Qui posso partire anche da dietro, come ci pare, insomma, basta che il tacco sia nella stessa identica posizione. Da qua alzo da dietro e questo seguirà tutto il percorso che deve fare. Dopodiché abbiamo la parte centrale, che, come vedete, non devo fare molto, è già perfettamente allineata con tutto il resto. Punto un dito, stacco la parte dietro nella distanza che io voglio, almeno questa, ok, così vado a staccare tutta la parte sotto, ecco qua. Non c'è bisogno né di scaldare, né fare con il phon, né fare con nessun'altra cosa. Semplicemente, dopo che l'avete messo, gli date una bella impastata con le mani, spingete per bene sotto, spingete. E se la tavola era pulita e il grip è buono, io vi assicuro che non si staccherà più. Quanto ci è voluto montarlo? Un minuto più o meno, con tanto di spiegazione, così. Dopodiché andiamo a mettere già il laccetto per il leash. Allora, se avete acquistato un leash nuovo, di solito il cordino esce già pronto, ma in caso non lo avete, vi faccio vedere in un semplice step come funziona. Potete usare anche veramente un laccio delle scarpe se è una tavola per onde piccole, altrimenti ci sono questi lacci che sono dedicati e sono molto resistenti. Questo è il da farsi: fare semplicemente una sorta di asola in questa maniera. Il nodo da applicare è proprio questo.
così e fate in modo che il nodo andrà molto indietro, in modo che avete molto spazio, ok? Stringete più che potete. Se proprio volete essere sicuri che non vi uscirà più, potete bruciare questa parte e renderla un pochino più spessa. Siete proprio sicuri che non uscirà mai più. Da qui il passaggio è questo. Fate passare dentro il bicchierino. Mai fare questo gioco. Mai fare questo gioco perché, come vedete, andrà oltre il tail. E se va oltre il tail, alla prima tirata forte vi strapperà via tutto, compreso di Longherone, esperienza di tutti quanti. Per cui il leash si lascerà in questa maniera e voi andrete ad infilare proprio qua dentro e hai una doppia forza, così non vi mollerà mai. Dopo vi faccio vedere come si applica. Voglio proseguire con gli adesivi perché il leash mi darebbe fastidio se lo mettessi adesso. Per cui iniziamo a dare un look a questa tavola con fronte bianco e retro bello colorato. Allora, quello che farò con gli adesivi, io inizio a darmi un'idea appoggiandoli solamente sulla tavola. Voglio che la mia tavola ovviamente abbia un look figo. Siamo dei fanatici, ci piace far vedere che abbiamo comunque una bella tavola, per cui è importantissimo che la mettiamo a nostro piacimento. Poi ovviamente ci sono delle regole degli sponsor che vanno seguite. Allora, questi saranno tutti gli adesivi che andranno a comporre la mia tavola. Partiamo da sotto, tanto qua non abbiamo molte opzioni. La parte superiore della tavola è pronta. Ora ovviamente devo ripetere lo stesso procedimento anche sotto. Ok, la tavola diciamo che nel suo look è pronta. Che cosa ne dite? Questa è lei con tutti gli adesivi. A questo punto andrei a farvi vedere come mettere la paraffina. Vi consiglio di farlo poco prima di entrare in acqua perché la paraffina è un qualcosa che va usato subito. Se la fai aspettare anche dentro casa si secca. Io ve lo faccio vedere perché comunque già da domani fa le onde, questa tavola devo usarla e lo faccio per il video. Ne ho viste di ogni tipo su come mettere la paraffina, ci sono addirittura degli adesivi che si possono mettere sotto per creare una sorta di griglia. Io vi assicuro che non servono a molto. Il mio metodo è semplicissimo, vado praticamente a disegnare proprio una griglia in questa maniera usando una paraffina base che, anzi ve la faccio vedere, puoi usare praticamente le paraffine che dicono Tropic o Basecott, sono delle paraffine che si usano in acque estremamente calde oppure come un primo strato della paraffina che rimarrà sotto la tavola. Quando noi surfiamo e remiamo soprattutto, non siamo immobili sulla tavola, ci muoviamo molto anche remando. La paraffina si consuma e questa, essendo molto più dura, diciamo che c'è più difficoltà per toglierla dalla tavola, quindi è importante avere una base con una paraffina molto più dura. Andiamo a fare le nostre griglie. Non spingete troppo, dovete semplicemente dare modo alla paraffina di applicarsi ma leggermente. Poi nel lato opposto, non mi fate vedere quelle cose che lasciate uno spazio tra grip e piede oppure che qua è troppo alta, la paraffina si mette su tutta la tavola. Ok, io già ho una sorta di griglia e noi semplicemente ciò che andiamo a fare ora è mettere la paraffina molto leggero, con una mano proprio leggera, e andiamo a creare una sorta di palline. La tavola, ricordate che si usa per intero. La paraffina più avanti la metti, soprattutto se stai provando degli aero, stai iniziando appunto a fare delle manovre aeree, è importante che tutta la superficie della tavola sia ricoperta. Poi altra cosa importante è un processo che va ripetuto, non possiamo pretendere di mettere la paraffina e lasciarla lì per una stagione intera. Come potete vedere ne ho usata veramente poca e ho una base, mancano solo le pinne che vi faccio vedere in un piccolo step come andarle a inserire. Tirate fuori gli screws, non usate chiavette che siano molto utilizzate, usate da scuole di surf o magari da persone che non le hanno mai usate molto, perché ti possono spanare
le viti, e se lo fai vi assicuro che non è un'ottima cosa. Vi presento le mie pinne, queste sono le AM2 Honeycomb di Future Fins, e io utilizzo per la maggior parte delle volte le stesse pinne su tutte le tavole, perché voglio provare la tavola sapendo che le pinne funzionano, perché anche queste sono un altro mondo in cui magari vi spiegherò più avanti in un video fatto a parte. Semplicemente vado a inserire le Future Fin. Perché uso Future Fin? Future Fin è un sistema, secondo il mio punto di vista, molto più robusto. FCS sono ovviamente delle ottime pinne, però mi è successo di perderle e di rompere molto spesso i bicchierini. Future è molto solida e non mi capita spesso di romperle. Poi dipende tutto dalla resinatura della tavola, ovviamente. Vado a inserirle dentro. Può capitare che, essendo una tavola nuova, la scassa può essere anche un pochino più piccola, quindi devi fare un po' di forza. È normale, però vado ad incastrarle. Come potete vedere, sono belle fisse. Questo qua dietro, tac. Ecco, questa qua per esempio, che quasi non entra proprio, una piccola tip che posso darvi: quando non entra non andrei a sforzare troppo, sono anche le pinne nuove, per cui può succedere che faccia questa cosa. Vado a mettere un po' di paraffina, semplicemente in questa maniera. Tu metti poca paraffina e ora scivolerà. Ok, ci siamo. Ora vado a stringere tutte le pinne. Quando sento che arrivo alla pinna, gli do mezzo giro, non di più. Non stringete troppo, altrimenti andate a rovinare la filettatura della pinna, diciamo. Il leash, come vi ho fatto vedere prima, andrò a usare entrambi i capi. Infilo il leash all'interno, mi assicuro che sia tutto bene in linea, chiudo, richiudo. Quando avete finito una session o state andando a surfare, è sempre meglio lasciare il leash con il velcro ben attaccato, in modo che tutte le impurità e le zozzerie non si attaccano e avete un grip maggiore. Ragazzi, la tavola è pronta, adesso aspettiamo le onde. Spero che questo video possa esservi utile. Fatene tesoro e preparate le vostre tavole come si deve. Dai!